Buongiorno ragazzi e ragazze, un nuovo video vlog. Siccome me ne chiedete tantissimo, oddio, l'illuminazione è terribile. Siccome mi chiedete un sacco di vlog, sto cercando di farne di più, anche se magari non succede niente di interessantissimo, però ho sempre tantissime cose da dirvi, questo sì. In questo momento ho appena finito di filmare un make up tutorial. Sono molto felice di come è uscito. In realtà è un trucco che io uso molto spesso, ma sono super contenta di come è uscito e non vedo l'ora di farvi scoprire questi prodotti perché li amo specialmente. Questa combinazione per le labbra. Comunque questo non sarà un video di make up come ben sapete, ma vi porterò in giro con me. E oggi è domenica e ho dormito fino a tardi, adesso ho finito di filmare questo tutorial, Tomas si sta preparando e usciamo, il tempo fa schifo, piove, è terribile, però andiamo a votare. Sì, in Italia non ci sono votazioni, ma andiamo a votare per la Slovenia, perché abbiamo la doppia cittadinanza e quindi possiamo votare in entrambi i paesi. E, tra l'altro voglio menzionare che anche questo video, questo è il terzo dei video che vi dicevo che filmerò, tre video con il Nokia 8, anche questo video in collaborazione con Nokia Mobile e sarà l'ultimo in collaborazione con Nokia Mobile e quindi userò il mio Nokia 8 per filmare tutto questo video. Lo stato in cui è la mia scrivania quando finisco di filmare e queste sono le luci che ho nella stanza, perché altrimenti è buio, questo studio è veramente buio, quindi questo è il casino, ma riordinerò dopo perché altrimenti facciamo tardi e ci chiudono i seggi, quindi a dopo. Siamo stati a votare, questo fa roba che non dovrebbe fare in Spagna intanto. Vabbè. Siamo stati a votare, adesso siete anche testimoni di me che mi arrabbio al volante e suono. Comunque siamo stati a votare, non so se mi sentite con questo diluvio, ma praticamente io ho ancora la residenza in Slovenia, risulta ancora che la mia residenza sia nei Paesi Bassi, in Olanda, e quindi non ho potuto votare, mi hanno mandato via, mi sono vergognata tantissimo. Hanno mandata via dicendo cambia prima l'indirizzo che hai, perché a noi risulta che tu vivi ancora in Olanda e dopodiché puoi votare. Così ha votato solo Tomas. La prossima volta praticamente faremo di tutto, aggiusteremo le cose, perché così anche tu voterai. Okay, perché è importante che noi ci parliamo, che siamo di madrelingua slovena, che abbiamo la possibilità di votare in Slovenia. Io ho ancora una madrelingua. Sì, infatti, già da te. Ma anch'io, dai. Allora, cara mia. Cara mia. Allora, cara mia. Cara, dimmi ciao. Allora. Ce l'hai la pelle oggi? Babbo, se no mazzate. Mazzate. Vai a vedere la pelle. Questa. Non mostrare il dito a chi ti serve. Allora, la prossima volta organizzeremo così, okay. Praticamente sarai anche tu a votare per la Slovenia, adesso che oggi piove di brutto. Sì. Praticamente stiamo andando. Sta grandinando, credo. Sì, anche un po', visto, sì. E praticamente oggi stiamo andando. La sua casa di famiglia. La mia casa di famiglia. Perché dovete sapere che Tomas è talmente buono che lui dice tutti, praticamente vi dà anche la via tra un po', e io mi fido dei miei follower, però sai com'è, c'è sempre qualche pazzo su internet, non è che puoi dire esattamente dove. Comunque stiamo andando nella casa di famiglia. Allora, stiamo andando nella mia casa di famiglia, praticamente in campagna, e qui devo dare da mangiare i miei due cani, spero solo di non beccarmi un slavazzon. Traduci dal triestino. Non so beccarmi, di non bagnarti tutto, non so come si dice. Una slavazzata, non so. Una lavata. Sì. Bene, anche questa volta abbiamo avuto la lezione di triestino con Tomas. L'altra volta era lavata è uguale a slavazzon. Slavazzada, sì. L'altra volta hai insegnato picon. Tra l'altro da notare che Tomas è uscito in canottiera e pantaloncini corti in questi giorni e adesso è raffreddato perché non mi ascolta quando gli dico vestiti, copriti, e lui no, fa caldo, ed è sempre in canotta, fa come sempre, voi potete vedere dalle mie storie. Fa sempre caldo anche oggi. Fa caldo? Caldone.
Sì, il triestino caldone. Eccoci, siamo arrivati, guardate che belli i colori dell'autunno. Anche se sto per prendermi un fulmine probabilmente. È bellissimo. Ciao Grishka, guarda lì. Ciao, oddio, viene anche con la pioggia. Ciao. Lei si chiama Grisha, ma dovreste già conoscerli, anche se non ve li abbiamo fatti vedere tanto. Ma Grishka, scusa che non ti vengo a salutare, ma sei tutta bagnata. E Grof. Grof, allora Grishka è innamorata un po' di tutti, basta che lei si prenda le coccole contente. Invece Grof vuole le coccole solo da Tomas. Lui è innamorato di Tomas, lo guarda con gli occhi dell'amore. E lui lo guarda e gli dice: io sono tuo figlio, io sono tuo figlio, accarezzami, sono tuo figlio. Non si vede granché. Sì, sì, accendi la luce, accendi la luce. Lui sta già pronto, in posa, questa è la posizione delle coccole. Accarezzami! Ah! Ah! Poi gli parte la gamba. Ah! Siamo tornati a casa, vi dico solo che mi sono dovuta asciugare i capelli perché ero fradicia, cioè tornando a casa dalla macchina è bastato per... Vi giuro, eravamo bagnatissimi, quindi mi sono asciugata i capelli, mi sono già avvolta nella mia vestaglia tutta pelusciosa e morbidosa, che sì, è imbarazzante, però io la adoro perché è caldissima. Siccome Tomas si sta preparando da mangiare, ma a me non piace tantissimo quello che sta preparando, mi sto prendendo delle schifezze letteralmente, ma è un sacco che non mangio le mozzarelline impanate, le crocchette di patate, quindi mi sto ordinando queste due stupidaggini da un pub e quindi questa sarà la mia cena in realtà, e poi forse vedremo un film, vediamo che cosa ci propongono in televisione. Si sente il gatto Denver? Gatto Denver? Gatto Denver? Vieni qua, Gatto Denver! Lo sento che piange. Gatto Denver! Il mio gattino duro bianco? Sei duro bianco? Vieni qua, Gatto Denver! Vieni qua, Gatto Denver! Il mio gattino tutto bianco? Sì, tutto bianco! Solo tu sei tutto bianco e un poco arancione. Tutto bianco e un poco arancione. Vieni, vieni, Gatto Denver, vieni. Che bravo! Il mio velino rudo bianco? Il mio velino rudo. Oh, i bacini, i bacini, i bacini. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Hai salutato i tuoi follower, Gatto Denver? Sì. Un bacino. Evviva, evviva, ho ordinato la papa, sto aspettando che arrivi e nel frattempo volevo anche raccontarvi l'aggiornamento rispetto all'ultima volta. Ci siamo resi conto che non manca uno scatolone ma ne mancano due delle cose del trasloco. Se non avete visto l'ultimo vlog, praticamente piccolo recap, ci siamo trovati molto male con la ditta che ha fatto il nostro trasloco e praticamente oltre a tante altre cose per cui ci siamo trovati molto male, ma sono sparite delle cose, praticamente cose che noi abbiamo inscatolato in casa vecchia, cose che non sono mai arrivate però nella casa nuova. Io adesso, noi ovviamente non sappiamo chi sia responsabile, se siano loro che si sono rubati le nostre cose oppure se qualcuno per la strada ha notato il furgone aperto. Erano solo in due, quindi non c'era sempre una persona a controllare come ci avevano promesso, e magari qualcuno passando si è preso due scatoloni, buttati in macchina e è andato via. Ovviamente noi non possiamo saperlo, quindi il dubbio rimane. Quello che è sicuramente invece una certezza è che, e non riesco a crederci che sia successo di nuovo per l'ennesima volta, ma sono spariti due scatoloni e quello che vi avevo detto che non erano cose di valore eccetera eccetera, in realtà non proprio, perché con il tempo tu non ti accorgi di tutto quello che hai, ti rendi conto nel momento in cui qualcosa ti serve, ti rendi conto che non c'è più. E, ci siamo resi conto, l'ultima volta vi ho detto di un paio di scarpe che non erano di valore, insomma niente di ovviamente eclatante per fortuna, però c'erano anche altre cose di valore, sia di valore economico che di valore effettivo. Per esempio è sparito un modem che era nuovo, che avevo portato dai Paesi Bassi e dall'Olanda con me,
è sparito il GPS ancora nella scatola, il satellitare, e del satellitare ce ne siamo accorti perché questo weekend dovevamo andare in Slovenia, dall'altra parte della Slovenia, non qui vicino al confine, dall'altra parte della Slovenia vicino all'Ungheria, a trovare una mia amica, e poi è stata male, non ci siamo andati, ma dovevamo andare, io ero lì che dovevo preparare il GPS, poi mi sono ricordata di averlo inscatolato in uno scatolone dove avevo messo, adesso vi dirò, anche la scatola, c'era una scatola grande, quella con i glitterini. Non so se ve l'ho menzionata la volta scorsa, mi ricordavo, mi sono resa conto che mancava quella scatola, però non ho pensato che dentro c'erano tutte le nostre bomboniere, quindi tutti i nostri confetti già chiusi con i bigliettini, eccetera. È scomparso tutto, tutte le nostre bomboniere che erano rimaste, che noi volevamo tenere per ricordo, sono sparite. E questo mi dispiace molto, nel senso che mi ha colpito al cuore questa cosa perché ci tenevo, voglio dire, sono le nostre bomboniere, anche Tomas è molto affranto e incredulo, e appunto oltre al satellitare e a questo router nuovo, il fatto è che nello scatolone in cui c'erano il navigatore satellitare, c'erano le nostre bomboniere perché non in soggiorno c'era il router, c'erano anche delle altre cose personali come ad esempio degli hard disk. E quello che penso io è che adesso qualsiasi persona può anche vedersi le cose che io avevo sugli hard disk. Grazie al cielo io non ho niente da nascondere, quindi non è che avevo, non lo so, foto compromettenti o robe del genere, no, quindi per quello io sto tranquilla. Però erano robe mie. E quindi mi dà molto fastidio, oltre appunto alle bomboniere, oltre al GPS, il navigatore satellitare, il problema è che due scatoloni pieni di roba, io devo ancora capire che cosa c'era dentro, però purtroppo non è esattamente come vi ho detto l'altra volta e ripeto, non riesco a crederci che sia successo davvero di nuovo, però c'erano anche delle cose di valore, sia economico che purtroppo valore affettivo. In molte ci avete scritto, ma vai a fare denuncia, stai scherzando, bla bla bla. Siamo andati dalla polizia e siamo andati in questura e c'era una fila di altre persone che volevano fare denuncia. Ci hanno letteralmente mandati via perché, cioè, anzi no, loro ci hanno detto se volete aspettare, aspettate, però almeno 2 o 3 ore qui e noi avevamo altri impegni, poi l'avevamo. Insomma, altre cose da fare, non siamo potuti restare, non sappiamo se tornare oppure no, e per effettuare proprio denuncia, perché il poliziotto che cosa ci ha detto? Guarda che comunque tu devi fare denuncia contro ignoti perché tu non sai chi è stato a rubarti le robe, quindi in realtà è una denuncia, tra virgolette, che viene buttata al vento, perché ovviamente fare una denuncia contro ignoti, voglio dire, non è che sia inutile, ma quasi. E quindi adesso dobbiamo un attimino vedere, capire che cosa vogliamo fare, che cosa non vogliamo fare, se vogliamo davvero buttare via, cioè non lo so in realtà, perché quando ti succedono queste cose vorresti solo riaverle indietro, non te ne frega niente di fare denuncia e non vuoi nemmeno buttare via ore della tua vita ancora per questa cosa, quindi, e visto che purtroppo io di furti e denunce ne ho già fatti 2 molto gravi, purtroppo, vabbè. Non sappiamo se andare a fare denuncia contro ignoti oppure no, perché appunto comunque non essendo noi sicuri di chi potesse essere stato, non so se ha senso. E questa è la mia cenetta, crocchette di patate, crocchette di pollo, mozzarelline impanate. Cenetta, cenetta. E Tommaso ha già mangiato. Ciao Pupetto. Ti hai preso solo fritto? Sì. Non farmi sentire in colpa. Ciao caro Rever! Ciao caro Rever, caro Rever! Ok, basta, adesso mangio. Buon appetito! Sto guardando i film per questa sera. Raccontaci cosa vorresti vedere. Allora, ci sono parecchie cose che mi piacciono. Ok. Diciamo che una delle cose che vorrei vedere con Nicole è Lassie. Sono Lassie! i movie. Ha detto che è Sì, bellissimo. Non l'ho mai visto. e se no però altro genere. C'è Master and Commander di Russell Crowe. Cos'è Master and Commander? Sfida ai confini del mare. Mai visto. Boh, Russell Crowe. Quello che vuoi, Pupetto, dai, scegli tu. Se Ma no anche così. quello del rapimento di Heineken di Amsterdam non è male. Non lo so. Non ti vedo molto interessato a quello. No, anzi, proprio Piuttosto quello. Lassie. Ah, Sì. proprio zero. Lassie. Non lo Ok, so. guarda, guardiamo Lassie.
Sì, altrimenti potremmo guardare questo che ho visto prima, e quello di Zorro, The Legend of Zorro. Però a me Banderas non mi piace. Sì, bon, però quel film è mitico. Sì. Io ti dico che io non so se l'ho mai visto. Neanche io. Non so mai visto, infatti volevo vederlo. Ma neanche adesso ho mai visto. Scegli tu, Pupetta, scegli tu. Il film è iniziato, alla fine Tommaso ha scelto Zorro. Io sono questo. Patato sta guardando molto concentrato il film, quindi non disturbiamolo. E io vado a preparare i biscotti con la Nutella, ma non per me, anzi non il panino con la Nutella, pane e Nutella. Per patatone andiamo a preparare il pane e Nutella. Ok, ho tagliato il pane adesso, taratara, Nutella, Nutella, ma io sarò brava e non ne mangerò. Che profumo, ragazzi. E Nutella pronto. Gatta stellina. Ma non è così. In realtà te ne perdi moltissimo. Prossim, prego. Ho messo tanta Nutella. Buono, perfetto. Gatta stellina? Com'è? Buonissimo. Sono stata brava, non ho mangiato niente della Nutella. Visto che mi sono mangiato tutte le crocchette fritte, ho detto no, non le assaggio neanche. Non è saltato? No. Cosa mi perdo? Più roba per me. Patatone! Mentre Pupetto si sta sistemando la sveglia, io vedo la buonanotte con il mio fighissimo pigiama dei mini pony. Sì! Io amo queste cose. Pupetto. Mio mini pony. Vola! Mio mini pony vai, vola! Dovevo andare a un concerto di Cristina D'Avena in prima fila perché sappiamo tutte le canzoni. Vero, le sappiamo tutte. Quante avventure tu vivrai. Vabbè, e niente, vediamo la buonanotte con questa bellissima canzone. Se conoscete tutte le sigle dei cartoni animati, commentate, commentate, perché noi le conosciamo tutte, vero? Tutte, sì, tutte. Ciao, buonanotte, ciao. E alla prossima. Ciao. Buonanotte. Notte.